Bene, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio la segreteria scientifica per l'invito e apro questa sessione parlando della ipersonnia idiopatica. L'ipersonnia idiopatica è un disturbo caratterizzato da eccessiva sonnolenza diurna dovuta ad una causa centrale, così come quindi la narcolessia di tipo 1 e la narcolessia di tipo 2. In realtà l'ipersonnia idiopatica presenta poi, e lo vedremo meglio in seguito, molte caratteristiche di overlap con la narcolessia di tipo 2. L'ipersonnia idiopatica, come vi dicevo, quindi è caratterizzata da un'eccessiva sonnolenza diurna, ma oltre a questo abbiamo tutta una serie di altri fenomeni e sintomi di accompagnamento. Allora, tipicamente infatti si caratterizza per un lungo periodo di sonno notturno e per la presenza durante il giorno non tanto di attacchi di sonno non procrastinabili di breve durata e ristoratori, anzi tutt'altro. Questi pazienti quando si addormentano di giorno lo fanno dormendo parecchio e spesso, il più delle volte, quando si risvegliano non sono affatto ristorati dal loro sonno diurno, ma anzi hanno un'importante inerzia del sonno, quindi stanno ancora peggio di quando di prima di addormentarsi. Questa inerzia del sonno è ancora più marcata al risveglio mattutino, quindi si parla di sleep drunkenness che può durare anche più di un'ora. I pazienti sono veramente appunto limitati da questa inerzia del risveglio mattutino. E in più appunto lamentano una sorta di fatica, di estenia cognitiva che persiste per tutto il giorno. In più ci possono essere anche dei segni e sintomi autonomici come appunto l'emicrania, un'ipotensione ortostatica o il fenomeno di Raynaud. Qual è il problema dell'ipersonnia idiopatica? Il problema è che manca il biomarcatore, per cui molto spesso è difficile definirla come entità nosologica e nosografica, è difficile fare una diagnosi e allo stesso modo per questo è difficile avere delle informazioni epidemiologiche, proprio perché appunto le coorti non sempre sono omogenee, gli studi appunto non sempre permettono di identificare i pazienti con questo tipo di disturbo. Comunque è un disturbo che sembra essere raro, sembra essere prevalente nelle donne e l'età di insorgenza è tipicamente l'età giovane adulta, c'è spesso un'occorrenza familiare del disturbo. Del disturbo se ne parlava già negli anni 60 e lo faceva già Dement e poi appunto anche il gruppo dei bolognesi con Luverzi, però il primo a darne un'entità nosologica, quindi poi anche nosografica, è stato Roth, che distingueva due forme di ipersonnia idiopatica, una forma monosintomatica caratterizzata soltanto da eccessiva sonnolenza diurna e una forma invece polisintomatica in cui l'eccessiva sonnolenza diurna si accompagnava anche un lungo periodo di sonno notturno, spesso poi caratterizzato da appunto difficoltà al risveglio notturno. Nella classificazione internazionale dei disturbi del sonno del 2005 si manteneva questa distinzione tra ipersonnia con e senza il lungo periodo di sonno. Invece, nella classificazione corrente, nella terza classificazione, questa distinzione non c'è più. Quindi, per parlare di ipersonnia idiopatica, il paziente deve avere un'eccessiva sonnolenza diurna che persiste da almeno 3 mesi. In assenza ovviamente di altre cause, la cataplessia deve essere assente, questo è ovvio, essendo appunto il sintomo patognomonico della narcolessia di tipo 1, ne sentirete parlare dopo, e il test delle latenze multiple di sonno non deve documentare ovviamente più di 2 addormentamenti in sonnolenza. In più ci deve essere la presenza di almeno due tra i due sintomi, che i due criteri neurofisiologici che vi dirò a breve, cioè il test delle latenze multiple di sonno deve documentare una latenza del sonno inferiore o uguale agli 8 minuti, mentre appunto il monitoraggio del sonno nei 24 ore deve documentare più appunto di 11 ore di sonno nelle 24 ore, e quindi ciò può essere documentato o, come dicevo, con un monitoraggio del sonno di almeno 24 ore o anche con un actigrafo per 7 giorni. Poi appunto ci sono tutta una serie di altri sintomi di accompagnamento, come dicevo, questa inerzia del sonno, questa sleep drunkenness, cioè questa difficoltà appunto a risvegliarsi in maniera completa al mattino o dopo un nap appunto pomeridiano, e una enorme difficoltà poi a svegliarsi al mattino, tanto che questi pazienti molto spesso devono appunto utilizzare più sveglie oppure devono essere svegliati da qualcuno, quindi questo fa capire come per questi pazienti ci sia un impatto importante sulla qualità della vita, ma anche sul funzionamento. Basti pensare appunto a chi deve appunto andare a lavoro al mattino, magari ha un appuntamento importante, o le mamme che devono svegliarsi per accudire i loro figli
sonnolenti durante la notte. E questi pazienti hanno spesso un'efficienza del sonno notturno che è molto buona, superiore al 90%. Capita, e questo è facilmente intuibile già dai sintomi che vi ho raccontato di questo disturbo, che appunto l'ipersonnia idiopatica non riesca ad essere catturata dalle indagini fisiologiche, quindi dal test delle tendenze multiple di sonno, e talora, soprattutto per quelli che non hanno il lungo periodo di sonno notturno, dal monitoraggio appunto del polisonografico. In questo caso, in presenza di un forte sospetto clinico di strato di ipersonnia idiopatica, il paziente comunque dovrà essere trattato poi, eventualmente rivalutato nel tempo per una seconda rivalutazione neurofisiologica. Quali sono i problemi principali quindi nell'ipersonnia idiopatica? Innanzitutto che l'ipersonnia con lungo periodo di sonno sembra essere appunto avere un'entità a sé stante, appunto una dignità appunto neurologica e neurografica a sé stante, e che l'ipersonnia invece con breve periodo di sonno presenta molti punti di overlap con la narcolessia di tipo 2. Ecco, un altro problema importante è quello che uno dei sintomi cardine dell'ipersonnia idiopatica che anche viene dato al paziente è quello che il paziente non ha questi attacchi di sonno non procrastinabili con effetto risparmiatorio, ma questa continua sonnolenza diurna e anche se si addormenta, appunto se fa dei bisolini, che spesso appunto tendono ad essere prolungati proprio perché ha difficoltà a risvegliarsi, questi addormentamenti non sono per niente ristoratori, quindi il paziente lamenta questa sonnolenza per tutto il corso della giornata, con questa fogginess, come si direbbe in termini anglosassoni, questa difficoltà a rimanere concentrato su appunto un'attività che sta svolgendo nella sua quotidianità, quindi questa vera e propria fatica cognitiva. Ed effettivamente questo è un sintomo che, capite bene, è difficile che venga colto in un esame neurofisiologico come il test delle tendenze multiple di sonno, quindi di fatto non abbiamo nessuna misurazione oggettiva di questo sintomo che viene riferito invece soggettivamente dal paziente come proprio sintomo preponderante. E per cui il test delle tendenze multiple di sonno in questi pazienti ha una sensibilità che è veramente bassa e più una bassa riconoscibilità. E ancora, a maggior ragione, questo mette in evidenza come l'ipersonnia con un normale periodo di sonno possa essere veramente difficile da diagnosticare dal punto di vista neurofisiologico. Per quanto riguarda poi i punti di overlap con la narcolessia di tipo 2, quindi dal punto di vista neurofisiologico la principale caratteristica distintiva tra questi due disturbi è il fatto che il test delle tendenze multiple di sonno nella narcolessia di tipo 2 deve evidenziare almeno due addormentamenti di sonnolenza, cosa che invece non deve fare nel caso dell'ipersonnia idiopatica. Ciò dire però che spesso la riconoscibilità delle MST nella narcolessia di tipo 2 non è così alta e la narcolessia di tipo 2 in realtà appunto merita di essere un'entità neurologica e neurografica a sé stante proprio perché di per sé è un disturbo che in teoria dovrebbe essere caratterizzato da una maggiore disregolazione del sonno REM, quindi oltre agli addormentamenti in sonno REM dal punto di vista neurofisiologico ci sono anche tutte un'altra serie di sintomi di accompagnamento che non devono essere presenti nella persone idiopatiche, quindi la presenza di paralisi del sonno, la presenza di appunto allucinazioni neurologiche, poi complica il fatto che questi pazienti quando si addormentano, addormentandosi appunto in fase REM, spesso sognano, in più i sonni sono di breve durata e ristoratori. Ciò dire però che non tutti i pazienti con narcolessia di tipo 2 hanno appunto questi sintomi e che in alcuni casi alcuni di questi sintomi possono essere lamentati come paralisi del sonno, possono essere appunto lamentati anche ad esempio con l'ipersonnia idiopatica. Questa è una carrellata appunto di studi fatti tra dei gruppi più autorevoli che si occupano di ipersonnie in generale e si è visto come effettivamente il test delle tendenze multiple di sonno riesce a identificare se no il 50% di questi pazienti. Poi c'è invece il monitoraggio appunto polisonografico prolungato. Attualmente ci sono tre diversi protocolli di studio, quello del gruppo di Parigi, quello del gruppo di Bologna e quello del gruppo di Montpellier. Allora, il gruppo di Parigi fa una prima polisonografia, il paziente viene svegliato l'indomani alle 6:30, fa il test delle tendenze multiple di sonno, poi fa un'altra notte, un altro giorno in cui, che dura fino alle 5 del pomeriggio, in cui il paziente può dormire ad libitum. Sono permesse le interazioni, può appunto leggere, non può guardare però appunto la televisione. Il gruppo di Bologna invece fa un primo monitoraggio di 48 ore, completamente freedom, anche perché il sistema wifi, quindi il paziente può appunto interagire con le altre persone, guardare la TV, leggere e quant'altro, poi fa il test delle tendenze
di sonno nell'ultima giornata, il gruppo di Montpellier invece fa prima la po' di sonno e seguita altre 3 sezioni di sonno. Se questo primo pacchetto di indagine è deprimente, fa appunto un'altra po' di sonno seguita da un test della terza multipla di sonno, però modificato, cioè nel senso che il paziente, se non si addormenta in 1 minuto, termina il test, e questo per evitare appunto di togliere il processo statico del sonno, poi fa altre 32 ore di valutazione. Quindi capite bene, sono molto dispendiose in termini di tempo e appunto anche economici. Il migliore cutoff per appunto definire il lungo dormitore non è stato ancora ben stabilito, nel DSM-5 si parla di almeno 9 ore, nella classificazione internazionale di disturbi del sonno si parla appunto di 11 ore, Parigi dice che 11 ore hanno buona sensibilità e specificità, invece Montpellier parla di 12 ore per aumentare appunto la specificità del test. Allora, al settimo simposio sulla narcolessia, sono emersi appunto un po' di punti critici. Innanzitutto, allora, ovviamente la narcolessia tipo 1 è un disordine a sé stante, su questo non c'è dubbio, avendo appunto due marcatori sia clinici che appunto umorali. L'ipersonnia con lungo periodo di sonno si pensa debba essere considerato un'entità nosologica e nosodratica a sé stante, invece per quanto riguarda appunto la narcolessia di tipo 2 e l'ipersonnia idiopatica è stato messo in evidenza come questi disturbi hanno molti punti di overlap e quindi dovrebbero essere considerati più che altro come uno spettro appunto nell'ambito dello stesso disturbo. In realtà c'è da dire che la ipersonnia ha delle caratteristiche diverse sia dalla narcolessia di tipo 1 che appunto dalla narcolessia di tipo 2. Tutti e 3 i disturbi sono caratterizzati da eccessiva sonnolenza diurna, però nell'ipersonnia idiopatica questa eccessiva sonnolenza diurna è completamente differente, cioè non ci sono quegli attacchi di sonno non resistibili, di breve durata e ristoratori, c'è una continua sonnolenza diurna, che può essere appunto interrotta degli addormentamenti diurni, che però non sono appunto resistibili, sono procrastinabili, anzi il paziente spesso cerca di appunto non addormentarsi, anche perché se lo fa, poi dorme a lungo, si risveglia e sta peggio di prima, quindi un sonno che non è per niente ristoratore. Poi tipicamente questi pazienti non hanno degli addormentamenti nel sonno REM, non hanno quindi segni da disregolazione del sonno REM, appunto non hanno allucinazioni, non hanno paralisi del sonno, hanno un sonno notturno che è estremamente efficiente. Sono degli ottimi dormitori, spesso un'efficienza superiore al 90% e spesso dormono appunto a lungo, più di 10-11 ore. Quindi c'è da dire che le caratteristiche sono differenti rispetto sia alla narcolessia di tipo 1 che alla narcolessia di tipo 2. Qual è il problema quindi? Il problema è trovare dei biomarcatori. Il gruppo della Georgia, ancora nel 2012, appunto ha visto che questi pazienti, un piccolo gruppo di pazienti con ipersonnia idiopatica, ha visto che questi pazienti avevano un'aumentata attività dei recettori per il gamma. E più recentemente invece il gruppo di Neoplasia ha messo in evidenza come questi pazienti abbiano una riduzione dell'attività a livello della corteccia prefrontale nasale, come questo correli con il sintomo della eccessiva sonnolenza diurna. E quindi bisogna ancora lavorare nel cercare dei biomarcatori in modo tale da dare un'entità nosologica e nosografica vera e propria a questo tipo di disturbo e in modo tale anche quindi da dargli poi dei trattamenti adeguati, appunto. Per cui c'è da dire che la narcolessia di tipo 1, la narcolessia di tipo 2, le persone idiopatiche in realtà hanno delle caratteristiche cliniche e in un certo qual modo anche neurofisiologiche differenti, quindi l'ipersonnia idiopatica si caratterizza proprio per questa sonnolenza che persiste durante tutto il giorno, con questo senso di ridotto alertness e di fogginess che è presente durante tutto il giorno. Spesso questi pazienti possono avere anche un lungo periodo di sonno notturno. Ovviamente il test delle terze multiple non è l'esame ideale per appunto andare a catturare questo ridotto livello di alertness che i pazienti lamentano soggettivamente, quindi è meglio se il monitoraggio appunto polisonografico ad libitum e poi comunque bisogna continuare a lavorare per cercare dei biomarcatori per questo tipo di disturbo. Quindi io ho concluso, ringrazio tutti e lascio la parola agli altri, appunto, ai miei colleghi. Grazie.